a The Auto Service, dove esperienza e professionalità accendono i motori. Lean Services, servizi grafici, abbigliamento sportivo, antinfortunistica e per qualsiasi professione. Istituto di vigilanza Securitas Puglia. Ristorante e pizzeria Le Tre Torri da Giovanni. Gruppo Simpli, l'ipermercato più vicino a te. Todo Modo e Hotel La Terra, caseificio Bianca Ostuni. 30-40 imprese. Costruiamo la tua solida realtà. Si è svolta ad Ostuni la prima edizione della Marcia dei diritti dell'infanzia, iniziativa ideata e organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Città Bianca e dall'Associazione Culturale e Ricreativa Ragazzi al Centro. Patrocinato dall'Amministrazione Comunale, assessorato alle politiche sociali ed educative, l'evento ha contato sulla collaborazione dei circoli didattici Pessina Vitale e San Giovanni XXIII e sulla scuola secondaria di primo grado Barnaba Bosco. Sì, è la prima volta che in Ostuni c'è questa marcia, questo corteo per i diritti dell'infanzia, un riconoscimento dell'ONU che compie 30 anni e noi qui ad Ostuni volevamo dare un segno tangibile, un segno forte che i bambini sono davvero al centro dei nostri interessi. Ne stiamo dando prova anche con tutto quello che stiamo facendo per loro. Ostuni oggi può vantare, per quanto riguarda le iniziative che riguardano i bambini, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i mini vigili, i mini bambini del SER, insomma questo è un segno di civiltà, un segno che significa che contiamo molto sui bambini e sul loro futuro e su quello che possono portare di buono, un segno davvero importante, un riconoscimento che diamo anche alle scuole, perché c'è un lavoro oggi, abbiamo fatto un corteo magico in cui c'erano talmente tanti cartelloni, talmente tante iniziative, canti e balli, ci sono anche le maggiorette oggi che ci stanno deliziando del loro intervento, quindi significa che le scuole avevano bisogno di questo segnale, avevano bisogno di mettere insieme insomma queste idee per fare in modo che comunque i bambini siano davvero al centro dell'attenzione e al centro comunque del nostro interesse della comunità ostunese. Io devo dire che molto spesso mi scrivono dei bambini, mi arrivano delle lettere con cui mi dicono insomma se c'è qualche problema, e una lettera che mi ha molto toccato è stata: assessore, ti prego, aiutami tu, con un finale che si spera insomma dopo l'intervento dei servizi sociali ci sia stato un piacevole epilogo, perché comunque insomma era una situazione importante. Questo significa dare davvero un punto di riferimento ai bambini. Molto spesso i problemi ci sono, molto spesso i problemi però non vengono messi in luce o comunque non si trova una persona di fiducia su cui poter contare, soprattutto da poter chiamare in un momento di disagio. Il fatto che ci sia qualcuno oggi che possa mettersi a disposizione dei bambini e che soprattutto i bambini riconoscano in questa persona una figura che possa aiutarli, beh, non può che rendermi insomma felice di questo gesto.